mi sto facendo intervistare perché non devo capire che noi siamo stanchi, siamo stufi, ci prendono in giro tutta la sera in televisione, tutta la sera ci fanno dello spend, in deficit, non vogliamo i fatti dalla gente, la gente disoccupata non ce la fa più, io sono un pensionato, ma qua ci sta gente che non ti rimane a fine mese, ci sta gente, amici miei, che ha dovuto la lettera diligentemente, sono qua presenti da un giorno all'altro, questi dovete pubblicare, a questo siamo ridotti, guardate, non sono un attore, sono un giudice, sono un padre che ha avuto una vita vissuta, sacrificata, ma non credo più nello Stato, nelle istituzioni, non credo più a nessuno, credetemi. Speriamo che questo non serva a fare fare molto audience a tutti i canali privati, alle Rai, sì, ai giornali. Questo. Vogliamo i fatti! Vogliamo i fatti! Non vogliamo questo! Che aiuta un marito, non lo so, si c'è da apprezzare, invece sì, per loro è un reato, non lo so. Stamattina è tutto chiuso in segno proprio di solidarietà, di rabbia contro tutto quello che sta accadendo. Allora, il sentimento prima di tutto è una questione di rispetto, ma al di là del rispetto è la rabbia che una persona per una cifra così esigua possa fare un gesto estremo. Non abbiamo proprio aperto per rispetto al suo. Eppure per far capire allo Stato che, vedi, vogliamo perdere anche non una sola giornata di lavoro, anche un mese, anche un anno, però per far capire che non ce la facciamo più. Non è giusto che un povero cristiano è morto, si è tolto una vita, ma la soluzione, qua si avrà la soluzione di quello che si è, perché domani ci sarà un altro, ancora altri morti. Renzi, questo messaggio va a te, il nostro panettiere non c'è più, ce l'avete ucciso voi, pensa che aveva 43 anni come c'hai tu, e aveva tre figli come li hai tu, non ti chiudere nelle stanze e cerca di fare qualcosa. Renzi, tu messaggio a te, se hai coraggio, vieni qua a Casal Nuovo. Mi spiace solo che vi sia caduta sulla testa la sciagura Virginia, il satellite Virginia, la meteora Virginia, poveretta, lei non vede, non sente, non parla, non si accorge di quello che succede al mondo. Sono alle scatole della propaganda leghista e mancano soltanto le informazioni. Quando questi leghisti invadono la televisione, i giornalisti dovrebbero fargli certe domande, davvero delle cose che li inchiodano. Io voglio che iniziamo a ragionare, quando parliamo di Lega, che sembra che ce la vogliono descrivere oggi come una forza politica anticasta, ci ricordiamo di alcune cifre. Inizio a raccontarvi. Maroni, che è un pezzo grosso della Lega, dal 2013, in appena sei mesi, dal gennaio 2013, dai conti della Lega, grazie a Maroni, sono usciti 5,9 milioni di euro, soldi nostri, autonoleggi, cambi gomme, 50.000 euro dati alla scuola della moglie di Bossi, a Google per la pubblicità la Lega ha dato 414.500 euro, tutti i soldi nostri, ma vi rendete conto? Poi parliamo della Padania, l'organo di informazioni leghiste e di propaganda. Sapete questo giornale che ha chiuso? Quanto ci è costato dal 97 al 2013 la propaganda leghista? 61 milioni di euro, circa 9.800 euro al giorno, dal 97 ad oggi, 9.800 euro al giorno, quanto prende un pensionato italiano in due anni? Difendono i pensionati i leghisti in piazza, Roma ladrona, lo Stato che ruba, e poi quella propaganda si è intascata 61 milioni di euro, ma quanti soldi sono? Sommiamoli tutti, e poi parliamo di rimborsi elettorali, io ho fatto dei conti, magari mi sbaglio, mi sono anche sbagliato in difetto, mi
risulta che dal 1994 ad oggi di rimborsi elettorali, ovvero il finanziamento pubblico ai partiti, la Lega ci è costata 173 milioni di euro, che poi sono spariti, anche come si sono comprati diamanti dai negri, come li chiamano loro, sono andati dai negri e con i soldi nostri si sono comprati diamanti e lingotti d'oro. Ma vi rendete conto, quando parliamo di soldi, come diceva Falcone, seguite i soldi, quante cose scopriamo e quanto li possiamo smontare, no? La loro propaganda. Salvini poi. Oggi Salvini dovunque sta in televisione, la faccia nuova, ma nuova di che? Io ve le devo dire queste cose. Salvini, io ero al liceo scientifico Farnesina, nel 93 è stato eletto per la prima volta nel 93 consigliere comunale a Milano, poi lavora come cronista nella Padania, quel giornale che si è intascato, barra rubato perché è un furto legalizzato, tutti i soldi di rimborsi di finanziamento pubblico all'editoria, e ci lavorava Salvini. Nel 2006 viene eletto Salvini, 2006 al Parlamento europeo, e si sceglie come collaboratore un tal Franco Bossi, parente, ovvio, il fratello di Umberto, poi è stato rieletto al Consiglio Comunale di Milano, nel 2008 viene eletto alla Camera, ovviamente nominato grazie al Porcellum, c'era il Porcellum nel 2008, nel 2009 dopo un solo anno dalla sua elezione al Parlamento italiano si candida al Parlamento europeo, forse perché a Bruxelles si guadagna di più, tanti soldi si guadagnano a Bruxelles, e vi ricordate, no, le sue battaglie contro l'austerità, contro l'Europa che ci ruba, e poi si intasca tutti quei soldini, poi si candida anche alle elezioni politiche del 2013, quelle di febbraio, quelle dove sono stato eletto anch'io, però viene eletto, ma cessa il mandato il primo giorno di legislatura perché preferisce restare a Bruxelles. Pensate, fa la campagna elettorale nel 2013 chiedendo i voti al popolo leghista, il primo giorno di legislatura decade perché preferisce tenersi il lavoro a Bruxelles perché lavora molto molto poco e guadagna tanto. Poi si candida di nuovo al Parlamento europeo nel 2014, adesso. Cioè, questo è un uomo che vive sempre di politica e chissà quanti soldi ci è costato Salvini. Quando vogliamo parlare della Lega parliamo dei soldi, dei quattrini. Parlano dei pensionati minimi loro e si intascano tutti questi soldi, non si sono tagliati un centesimo dello stipendio, ricordiamoli questo, che si devono tagliare lo stipendio. Io più che attaccarli per il razzismo, per certi toni, per carità, io condanno tante cose, assolutamente sì, però mi sembra che alle volte si faccia il gioco della Lega, attacchiamoli su queste questioni perché li possiamo distruggere, la loro inconsistenza, la loro mancanza di coerenza, il fatto che difendono il lavoratore, il pensionato minimo e hanno rubato. Di Luigi Di Maio ha anche calcolato che oggi tutti i politici leghisti che prendono un vitalizio ci costano, perché li prendono i leghisti il vitalizio, 6 milioni di euro all'anno. Tutte queste cifre vi ho dato anche in maniera, come dire, tutte assieme, riguardatevi questo video, condividete queste informazioni, questi sono dati, sono soldi nostri, quando li attacchi sui soldi stanno zitti perché nessuno si taglia gli stipendi come noi del Movimento 5 Stelle, è importante attaccare il nemico, perché di nemico si tratta, nel modo giusto, ai Salvini, chiediamoli di tagliarsi lo stipendio. Andate a vedere il ponte. Buongiorno. Silenzio, silenzio. 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 Permesso. Magistrati figli di puttana. Vergogna! Il popolo si deve ribellare. Che cazzo è? Siamo noi, ragazzo. Cioè, a me queste cose mi bisognerebbe fare. Facciamo occupare la casa dei migranti. Facciamo, ma fare. Fare. Facciamo venire gli immigrati. Che cosa ne fai? Ce li ho a casa mia. No, 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 so di non essere una mosca bianca, ma sono uno dei tanti. Soffrivo in silenzio e basta. Anche lì che si può fare un presidente. Ragazzi, legati e basta. Ragazzi, legati e basta. Ragazzi, legati e basta. Legati e basta. Legati e basta. Ormai sono forti. Leghiamoci e basta.
Io sono qui per lavorare, vendere e proteggere. Polizia di Stato. Ho ricevuto un ordine e devo seguirlo. Ma non è questione di popolo o meno. Io sto diffidando ad uscire alla sì, sensore. Grazie, molto gentile. Sì, sono gentile. Siamo noi. Io sto lavorando. Non vi rendete conto. Sì, ma io sto lavorando. Voi avete degli ordini, state lavorando, state distruggendo una famiglia. Vi rendete conto? Una conseguenza. Cosa devono fare? Ma io non gioco quella persona, io sto facendo come fanno i tuffi. Come fate? Come fate a fare queste cose? Signore, una cortesia. Grazie. Lasciami stare, ho fatto un giuramento, lasciami stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare, anch'io sto bene. Non è il mio paese, tranquillo, per favore, non fare niente. Ho giurato che non faccio niente, te l'ho giurato, Lascia che la facciano loro a noi. Maledetti. E dovranno giustificare tutto questo. Qualcuno dovrà giustificarlo. L'avete visto uscire, pertanto toccatemi, sono un cittadino libero, non accetto che io non possa entrare lì. Allora accompagnatemi, accompagnatemi da mia moglie che gli dico di venire fuori. Posso chiedervi questo o no? Piano, si sente male. Pensiamo che una persona che ha il porto d'armi, perché non viene qua con le armi? Con l'unica arma che abbiamo, il voto. Abbiamo l'inno nazionale. Con l'unica arma che abbiamo, il voto. Abbiamo l'inno che dice siamo pronti alla morte. Unire uno per educare 100, e quell'uno sono io. Bravo Sergio, noi siamo tutti con te. Qualche altra novità? Sembra... Perché non hanno accettato il... non so che cos'è. Questa è la sconfitta del popolo italiano. Questa è la sconfitta del popolo italiano. Ricordiamocelo tutti. Ma che ti arrestano? Io... Una giornata di segno di solidarietà. Passare, ragazzi. No, devo uscire perché così. Finisco di raccontare questo. Lo può raccontare anche da là. No, mi dà un documento per cortesia? Sa che non ce l'ho adesso. E allora la devo accompagnare fuori. Stesso discorso, se non ce l'ha se lo procura fuori. Io sto iniziando da qua, grazie. Concentrate su di noi. In questo momento stanno uscendo tutti. No, io sto, sto procedendo un'attività di polizia. La invito ad uscire fuori, grazie. Per far uscire quella gente. Perché se gli altri vedono, voi qua non escono. Quindi è una questione del cane che si morde la coda. No? Basta. Come l'Italia. Grazie. Cominciamo a sparare qua davanti. E andiamo piano piano. Qual è la motivazione ufficiale? Per eseguire un provvedimento dell'autorità giudiziaria. E togli giù e manda via i giornalisti. Ma sto mandando. No, no, sto allontanando tutti. Sto iniziando. Piano piano. Facciamo quando c'è lui che fa la diretta. Niente da fare. Aspetta, sentiamo Daniele cosa dice. Grazie. Tutti con te, Sergio. Tutti con te. Grazie. Tutti con te.
non vogliamo l'osso. Io ho fatto il giuramento e ho rispettato il giuramento. Stanno blindando le serrature, che stanno chiudendo quello e gli ambienti in cui tu hai vissuto per 27 anni. È un'umiliazione che altri dovrebbero provare. Oh na 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 Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Soy el domado, le toda la nena mala. Muchos corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. Es la primera que quiero como la Habana. Mami, que facendo, credo, un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica, smetto di far politica, smetto di far politica, smetto di far politica.